Siamo qui alla seconda edizione del convegno Imballaggio alimentare e novità per competere e Food Packages non poteva perdere l'occasione di intervistare Giuseppe Gianetti di Uber. Il tema degli inchiostri, infatti, per quanto fondamentale, non è quasi mai ben approfondito. Normativa, richieste di sicurezza e contatto alimentare, ma come si fa veramente a scegliere un inchiostro? La scelta dell'inchiostro, visto che stiamo parlando di imballaggio per alimenti, non può prescindere dall'utilizzo stesso per cui serve l'imballo. Evidentemente ci sono delle prerogative a monte che fanno parte di un background tecnologico a cui si fa riferimento, e quindi la selezione delle materie prime, l'accuratezza negli ambiti produttivi, la scelta di soluzioni sicure, intrinsecamente sicure, sono alla base. Poi evidentemente occorre anche dare una risposta concreta alle esigenze tecnologiche dell'imballaggio stesso, quindi utilizzare prodotti che aiutino a migliorare il motivo stesso per cui l'imballaggio nasce, quindi preservare gli alimenti, trasmettere informazioni, creare interesse per il prodotto. Direi che sono tutti ottimi elementi su cui possiamo basarci. I vostri clienti sono sia converter che end user, cioè aziende alimentari. Le richieste e le priorità di questi due settori coincidono o c'è qualche differenza? Diciamo, certamente le esigenze alla fine coincidono, perché poi è nell'interesse dell'utilizzatore finale che si sviluppa tutto il processo produttivo e di studio. Quello per cui notiamo delle differenze è che mentre il cliente diretto, quindi il converter, ha esigenze più reattive, ovvero ha un problema, bisogna risolverlo, spesso quando si tratta con end user o grande distribuzione c'è un processo più avanzato di sviluppo prodotto, quindi con tempistiche magari più lente. È evidente che poi le esigenze sono le stesse, perché sicurezza, efficacia e attrattività uniscono tutti e due gli elementi. Quello che noi cerchiamo di fare nella nostra attività è quella di riunire un attimo le esigenze dell'end user con quelle del converter, quindi cerchiamo di portarle a un tavolo comune per affrontare, prima che si sviluppi definitivamente il progetto, una soluzione condivisa. È proprio il passaggio che serve e che troppo spesso manca. Dal momento che voi trattate inchiostri per tutti i principali materiali di imballaggio, secondo voi qual è il materiale più lanciato verso l'innovazione? Verrebbe da dire la plastica, ma in questo momento secondo noi anche la carta, che ha delle possibilità grandi legate alla sostenibilità, è in grande ascesa. Direi che in termini numerici gli sviluppi più importanti già da più di una decina d'anni li vediamo nell'imballaggio flessibile, in maniera abbastanza indipendente poi dalla composizione dell'imballaggio flessibile stesso, per cui spesso e volentieri anche ultimamente si è fatto ricorso alla carta non più come elemento unico ma come elemento che fa parte di strutture più complesse. Se parliamo invece di innovazione tecnologica, devo dire che anche i settori che hanno sofferto un po' questa invadenza dell'imballaggio flessibile hanno risposto riadeguandosi e ricollocandosi. Faccio per esempio il caso della banda stagnata, che da elemento di grande consumo abituale, la normale lattina, è diventato invece un elemento per applicazioni top, e quindi la ricerca e il miglioramento delle prestazioni direi che poi sono comuni un po' su tutti i materiali: vetro, plastica, metallo. Bene.
All'interno della stessa azienda ci sono vari uffici che possono essere coinvolti nella scelta di un inchiostro: il buyer, il marketing, la ricerca e sviluppo. Come fornitori, voi come riuscite a mettere d'accordo tutte queste istanze che magari poi non hanno tutti lo stesso interesse nei confronti del packaging? Qui dobbiamo fare un distinguo. Esistono prodotti consolidati dove si cerca sostanzialmente maggiormente la ricerca dell'ottimizzazione di processo di prodotto, e quindi ha un effetto rilevante il costo complessivo dell'operazione, non necessariamente il costo della singola unità di prodotto che viene a far parte dell'imballaggio flessibile o dell'imballaggio in generale, ma sicuramente il costo complessivo. Se invece si parla di innovazione di prodotto, quindi nuovi prodotti, sicuramente ha un grosso effetto la componente immagine o la componente conservazione, addirittura se più che un nuovo prodotto addirittura diventa un nuovo processo di confezionamento, e quindi questi aspetti talvolta tendono a equipararsi agli aspetti prettamente economici. Allora, senza svelarci segreti industriali, quali grandi innovazioni ci possiamo aspettare nel campo degli inchiostri alimentari? Diciamo, le innovazioni sostanzialmente sono sempre legate a esigenze che oramai ripercorrono abbastanza gli ultimi anni della produzione dell'imballaggio, ovvero prodotti facili da utilizzarsi, prodotti ad impatto ambientale o energetico sempre meno rilevanti, e una componente che sta diventando sempre più importante, la possibilità di prospettare prodotti anche molto consolidati in maniera differente. E quindi, diciamo, è un po' trasversale a tutte le tecnologie per quanto riguarda gli inchiostri più tradizionali, quindi offset, flessografici o rotocalco, assolutamente trasversali. Ci sono forme di applicazione sempre più spinte nell'area digitale, sicuramente, ma poi, diciamo, cambia la forma, ma il risultato complessivo permane. È sempre questo, ho capito. E invece dal punto di vista della normativa, ci possiamo aspettare qualche novità oppure restiamo ancora senza una normativa specifica? Diciamo, senza una normativa specifica, se facciamo riferimento a una vera e propria legislazione, posso darle atto. In realtà ci sono già in essere da parecchio tempo sia una normativa di riferimento a cui molti si appoggiano, che è la normativa svizzera, e poi una serie di norme autocomportamentali che in particolare nel campo degli inchiostri l'Associazione Europea di Produttori di Inchiostro, EUPIA, si è dato. Certamente non da sottovalutare il fatto che il 2014 dovrebbe finalmente vedere la partenza anche della normativa tedesca, che è già pronta praticamente da quasi un anno, ma che per vari motivi legati proprio all'iter legislativo che altro ha tardato ancora un attimo a diventare operativa. È certo che la nascita di una normativa tedesca potrebbe fare da apripista in tempi veloci anche forse finalmente una normativa europea. Perché si tratta comunque di un paese all'interno perché della comunità molto importante, del paese come in tanti altri ambiti industriali più importante nel comparto dell'Europa occidentale. Rimane poi da coprire una normativa più allargata e dove oltretutto ci vediamo sorgere notevoli problemi, perché tutta l'area dell'Asia è poco normata. Va bene. Ringraziamo moltissimo il dottor Genetti che ci ha aiutato a chiarire alcuni punti relativi all'uso degli inchiostri alimentari. Grazie a voi.